Buongiorno, bentrovati. Appuntamento di giovedì 5 luglio 2018 con la nostra consueta rassegna stampa, l'appuntamento quotidiano per la lettura dei giornali che apriamo come sempre con le prime pagine dei ehm, quotidiani, dei giornali abruzzesi oggi in edicola. Partiamo dal centro, l'edizione di Pescara. Si parla di multe di eh, automobilisti che guidano parlando al eh, cellulare, multe a raffica, tolleranza zero in quattro mesi, sanzionati. Centinaia di automobilisti dalla polizia municipale. Vediamo a centro pagina. Di Francesco ha visitato la redazione del centro. Io la Roma, il mio Abruzzo. L'intervista realizzata con il tecnico della formazione giallorossa. Vediamo anche le cronache Pescara: la pista ciclabile apre, ma la città resta divisa. E poi ci spostiamo più a centro pagina. Via Lago di Borgiano: l'ira degli sfollati dopo un anno ancora senza casa. E poi a Montesilvano, spiagge più sicure, arrivano i cani da salvataggio. Vediamo in alto altre notizie che poi ritroveremo al centro l'interno del giornale. Stop alle speculazioni, la regione punisce le industrie finanziate e in fuga dall'Abruzzo. E poi un'altra notizia che riguarda le grandi imprese perché l'abruzzese di Carlo acquista Guerrato SPA. E poi ci spostiamo a fianco, il eh, caro Pedaggi a 24 e a 25 oggi i sindaci Abruzzesi dal ministro a Roma. Lasciamo la prima pagina di Pescara del centro, vediamo quella di Chieti Lanciano Vasto, non ce l'ha fatta la madre operaia, andava al lavoro alle 7 estratta viva dopo lo schianto. È deceduta in ospedale. L'incidente è accaduto a eh, Vasto. E poi un'altra notizia drammatica che arriva da Torrevecchia Teatina, muore 22enne, paese distrutto dal dolore. E poi a vasto ancora tre arresti per le tangenti al cimitero e poi ci spostiamo ad Ortona perché i parcheggi per il mare saranno a pagamento. Proseguiamo con la prima pagina di Teramo del centro, l'Interamnia è salva in extremis, trovati campi e letti per la Coppa, Montauti il patron della manifestazione però è polemico e dice così non si va avanti. Vediamo altre notizie della provincia di Teramo, a Canzano muore a 31 anni sotto il trattore che si ribalta. E poi ci spostiamo a Roseto, la Movida nella città adriatica, musica fino alle 2, multe più severe, poi atri, calci e pugni all'ex moglie e all'amico. Lasciamo anche questa prima pagina del centro, vediamo quella di L'Aquila, Avezzano e Sulmona, bloccato camion di rifiuti abusivi, il mezzo pesante partito da Roma era diretto all'Aquila per scaricare. Sempre l'aquila, furto della reliquia, giudice Assolve Don Pinton. E poi ad Avezzano. Cinque primari se ne vanno dall'ospedale Marsicano. Sulmona Postino trovato morto nella sua abitazione. Siamo alla prima pagina dell'inserto Abruzzo del quotidiano Il Messaggero, il pizzo sui morti, tre arresti, Vasto accusa di induzione indebita a dare denaro per i dipendenti del comune coinvolti. Nell'operazione Eterno Riposo i parenti dei defunti erano costretti a pagare per le sepolture. Vediamo altri titoli, siamo sempre a Vasto ma per argomento completamente diverso, Fondovalle Porto, Vasto in vantaggio per la ZES, la zona economica speciale. E poi siamo a Pescara, in questo caso maltrattamenti e lesioni le accuse, c'è la richiesta di rinvio a giudizio per la maestra Manesca. Vediamo e poi a centropagina la foto con corredo di titolo, siamo a Pescara, Riviera Trappola corretta la segnaletica, il Comune interviene sul pasticcio della ciclabile. E poi... Ci spostiamo invece all'Aquila, scuole positive all'Aquila, i test di vulnerabilità, verifiche completate sui primi 12 edifici, non sono emersi indici anomali. E poi le due notizie di due incidenti, abbiamo visto anche dal centro accaduti ieri, a Canzano è morto un agricoltore di 31 anni travolto dal trattore, a Vasto una donna. Che è rimasta, era rimasta ferita in un incidente, che non ce l'ha fatta, è deceduta in ospedale. Vediamo altre notizie che ehm, leggiamo dalla prima pagina del Messaggero Abruzzo. Atri prende a botte la moglie e l'amante, è caduto nella cittadina eh, Ducale, in provincia di Teramo, e poi eh, saliamo nella parte alta della pagina per vedere altri titoli: Pescara con Negramaro. Eh, un giovedì eh, super, ci sono anche altri appuntamenti con Sara Jane Morris e Funambolica. E poi Abruzzo da scoprire, Roccaraso, eventi fino a settembre, la Cortina del Sud punta sull'estate. E poi a Teramo prende il via la Coppa Interamnia, niente vetro e alcol in piazza per la manifestazione internazionale di pallamano. Siamo alla prima pagina del quotidiano La Città. Vediamo il titolo di apertura. Eccolo qui: allarme bomba paralizza con le d'Ara per uno zainetto lasciato davanti al forno e segnalato da un netturbino. Intervengono gli artificieri e poi capolavoro Mauri, Fondazione Menegazza, a Castelbasso in mostra le opere del grande artista poi Baccanale, amministratori assolti per il fallimento del locale erano accusati di eh, bancarotta. E poi l'ex assessore, siamo a Teramo, eh, Canzio è procurato dalla Lega. Giulianova, Palazzo chiede i danni per le infiltrazioni. E poi altre notizie. Università di Teramo, medaglia di legno, ma resta al top tra i piccoli Atenei. Martinsicuro, lungomare al buio per colpa dei vandali. Roseto degli Abruzzi, il sindaco consente la chiusura di una strada per cantare la serenata. Lasciamo anche la prima pagina. Del quotidiano La Città, andiamo a vedere invece l'edicola nazionale, come sempre i titoli dei principali quotidiani italiani. Partiamo dal Corriere della Sera: contratti, voucher, la maggioranza divisa, scontro con Boeri, presidente dell'Inps, su pensioni e migranti, e poi spostiamoci a centro. Pagina un caso, la mossa di Salvini. Sentenza sui fondi al partito, chiesto un incontro al quirinale, il PD dice grave e poi mobilitazione dopo l'appello di una mamma, multe dei vigili e le buche di Roma si colorano di giallo. Vedete, proprio eh, pochi giorni fa eh, c'era stata l'ennesima vittima di un incidente stradale a causa delle buche. A Roma era morta una giovanissima una ragazza, una giovane che era campionessa di sport, di una disciplina sportiva, che è rimasta uccisa proprio in un incidente stradale accaduto a causa di una buca che si trovava sulla strada che la giovane stava percorrendo con il suo motorino. Vediamo anche la prima pagina. Di Repubblica anche qui lo stesso titolo, lo stesso tenore del titolo del Corriere della Sera. Lavoro, tornano i voucher contro Lega, Movimento 5 Stelle su Boeri. Nei giorni scorsi c'era stata un, una violenta polemica tra il ministro Salvini e proprio Boeri. E poi vedete: vaccina la figlia, campione del Volley, ricoperto di insulti dai Novax. E poi. Due eh, titoli. Nella parte bassa della pagina telecomunicazioni, prove di nozze, team Open Fiber per una società unica che gestirà la rete in eh, fibra ottica e poi gli appunti di madre Coraggio, pedinato mio figlio, è scoperto I, eh, i narcotrafficanti. Vediamo anche la prima pagina del Fatto Quotidiano, Salvini al colle per i soldi, il carroccio chiede udienza a Mattarella contro l'ordinanza della Cassazione. E poi l'intervista al sindaco di Roma Virginia Raggi, così supero i campi Rom e Zingaretti gioca su Roma. La consulta bocce magistrati in politica, anzi solo Emiliano. Vediamo la prima pagina nazionale del messaggero, lega contro giudice, appello al Colle, sentenza sul sequestro dei fondi, il carroccio. Attacco alla democrazia, Mattarella ci riceva. E poi vedete la polemica... Tra uh, il presidente dell'Inps e, um, e Salvini, Boeri migranti servono, parlano i dati, l'inchiesta aumenta il peso sul welfare. E poi Zaysev e il uh, vaccino alla figlia, la Grillo a scuola con l'autocertificazione, insulti Novax alla figlia del campione della uh, pallavolo. Vediamo anche Libero, Salvini e Di Maio litigano già, questo è il titolo di apertura del eh, quotidiano libero, il ministro dell'interno vuol cambiare la legge sui precari varata da Di Maio, i due in disaccordo anche sull'Impsi, il primo punta a cacciare Boeri, il secondo lo copre, ma il nodo è come usare i pochi soldi in cassa, flat tax o reddito ai fannulloni. E intanto eh, si parla anche di dati che riguardano eh, le prossime elezioni perché eh, ovviamente ci sono di eh, tanto in tanto, di mese in mese eh, vengono eh, fatti nuovi rilevamenti e la Meloni eh, saccheggiata da Matteo una pletora nera di volta Gabbana in fila per offrirsi al segretario leghista, eh, Fratelli d'Italia sta perdendo voti eh, proprio a vantaggio della eh, Lega e, e se ne parla anche in questo articolo su eh, Libero il manifesto Mattarella attacca i sovranisti, nessuna emergenza migranti e da irresponsabili, ha detto il Presidente della Repubblica, mettere a rischio Schengen. E poi il Mattino di Napoli, riforma lavoro, il costo per il sud. La Svimez dice la stretta sui contratti a termine non risolve la precarietà e uccide il turismo. E poi vedete questa, questa notizia eh, con questa foto, questa ehm, notizia che arriva. Dalla campagna da Aversa, affetta da una malattia rara, comunica con un'app la maturità della ragazza che parla con i muscoli. Vedete la foto proprio dell'esame di maturità di questa, di questa giovane. Vediamo anche sole 24 ore a rischio investimenti e lavoro. L'allarme delle imprese del nord. Il decreto dignità rischia. Di penalizzare la crescita serve subito un confronto. Dice Confindustria al governo il tempo di Roma nell'attesa crepate, sanità laziale allo sfascio, un anno per un attacco, solo una struttura su 5 rispetta i tempi. Pazienti in fuga dagli ospedali. E poi vedete anche sul tempo la polemica tra um, il presidente dell'Inps Boeri e Salvini senza migranti. Ve posso far al massimo la mezza pensione in dialetto um, romanesco. Ovviamente um, si parla di questa polemica perché Boeri sostiene, dati alla mano, che gli immigrati nel nostro paese sono una risorsa e eh, non la pensa esattamente eh, così il eh, ministro Salvini. Vediamo anche... Un'altra pagina dell'edicola nazionale, si tratta del quotidiano La Stampa di eh, Torino. Di Maio, subito sgravi per le imprese. Intervista al ministro del lavoro che risponde alle critiche di Confindustria e anticipa le mosse del governo. E poi vedete a centro pagina, parla l'imam al-Sadr a Teheran. Dico giù le mani dal mio Iraq. Dunque l'intervista al eh, politico eh, iracheno. Lasciamo anche la stampa, siamo al giornale Lega a rischio chiusura, Salvini intervenga, Mattarella, noi messi fuori legge come in Turchia. Ecco cosa non torna nell'inchiesta che riguarda, riguarda la Lega e poi vedete anche sul giornale magari timore la figlia follia Novax sul campione Zaitsev di pallavolo, dopo una foto eh, postata dal, dall'atleta, dalla pallavolista che gioca nel campionato italiano, eh, per ehm, parlare proprio del, del vaccino che ehm, era stato appena somministrato, eh, era stato appena fatto dalla eh, figlia. Siamo al quotidiano La Verità, pensioni, tasse, immigrati, le bugie che ci raccontano, altro che guerra alle fake news, questo è il titolo della verità. E poi, primi stop ai genitori omosessuali, leggiamo a centro pagine. Il Comune di Roma frena sulle anagrafi allegre ai figli di coppie gay. Nelle Marche si muove la Procura. Vediamo anche il secolo d'Italia, vogliono fermarci. Questo è il titolo del eh, quotidiano ehm, di eh, destra. Si parla in questo caso dell'inchiesta. Vedete le bandiere in alto della Lega, dell'inchiesta che ehm, riguarda proprio la lega con ehm, la sentenza della Cassazione che ha ordinato il sequestro di somme riferibili al carroccio. Vediamo anche il quotidiano eh, avvenire, il quotidiano della CEI, gli autocertificati, Salvini manda ai, i suoi accolle, processo politico, dice Salvini, a scuola ognuno garantirà sui eh, vaccini con le autocertificazioni. E poi Boeri, i migranti sono necessari, Brennero caldo, polemica con Salvini per quanto riguarda gli immigrati e poi eh, Brennero caldo perché eh, al confine, dunque con l'Austria soprattutto, eh, ci sono nuovamente polemiche perché eh, l'Austria minaccia di eh, chiudere. Le frontiere, comunque, di attuare una vera e propria stretta sul transito dei migranti sul suo territorio nazionale. Lasciamo l'edicola dei quotidiani nazionali, possiamo tornare ai quotidiani invece locali, ripartiremo dal centro per vedere le cronache prima dalla regione, poi dalle nostre province, poi vedremo anche l'inserto Abruzzo del Messaggero e andremo a vedere anche le pagine interne del quotidiano La Città. Diamo per ordine, ripartiamo dal centro per parlare del caro Pedaggio. Oggi l'incontro con il ministro Toninelli oggi a Roma a 24 e a 25. I sindaci abruzzesi, eh, dal ministro, la protesta contro gli aumenti torna a Roma. Gli amministratori decisi a chiedere di rivedere la concessione. E poi la politica, Forza Italia, gli stati generali del partito eh, di Berlusconi si svolgeranno all'Aurum di eh, Pescara il 13 ed il 14 luglio. E poi. Camera di Commercio in Abruzzo parte la settimana del commercio digitale e poi un progetto, siamo alla Sanità contro le malattie rare, l'Abruzzo capofila nella ricerca di cura del, della amiloidosi che danneggia gli organi e tra l'altro se ne parlerà questa mattina in una conferenza stampa che terrà proprio l'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci. Parliamo di trasporti e dei numeri da record dell'aeroporto d'Abruzzo di Pescara, in soli due giorni oltre 5.000 passeggeri. La saga traccia il primo bilancio dell'estate e annuncia la variazione nel volo per Bucarest che partirà il lunedì ed il venerdì. E poi qualità del mare, arta, le analisi suppletive promuovono Francavilla. Proseguiamo con la cronaca dalle province. Partiamo da Pescara: dai controlli della Polizia Municipale, pugno duro per la sicurezza. Telefonini in auto, 500 multe, giro di vite delle forze dell'ordine per arginare una delle principali cause di incidenti. Vediamo poi. La prossima pagina, eh, che riguarda proprio ancora eh, questo argomento, eh, le forze di polizia possono controllare cellulari e dunque non solo la polizia municipale dopo eh, vediamo eh, in quest'altra pagina anche la testimonianza di due ehm, eh, fratelli eh, ci ha salvato la cintura siamo eh, dei miracolati eh, in particolare questo giovane Alessio Lucci racconta l'incidente in, di cui è rimasto vittima con il fratello a Elice quella sera abbiamo visto la morte in faccia ai ragazzi dico andate piano e siamo Ancora a Pescara ci spostiamo in via Lago di Borgiano. Gli sfollati un anno dopo, un giorno da incubo, siamo ancora in hotel. Eh, ricorderete la vicenda delle palazzine sgomberate in via Lago di Borgiano? Palazzine ehm, con eh, una stabilità eh, non più eh, sicura. Amaro anniversario per le 20 famiglie rimaste senza a casa e che sono ospitate a distanza di un anno ancora in hotel. E poi liste di attesa, due anni per una visita, il consigliere Antonelli, consigliere comunale di Forza Italia eh, in Comune a Pescara invita la ASL eh, proprio a Palazzo di Città. E poi la cronaca giudiziaria delitto Bevilacqua, prima udienza, il Reo Confesso Fantauzzi, oggi davanti al GUP in aula anche la madre della vittima. Apre la pista ciclabile ma fa ancora litigare, siamo ancora a Pescara, in questo caso Viale Muzzi dove il braccio di ferro dei mesi scorsi, la polemica va avanti, Fratelli d'Italia, è dannosa e pericolosa. La FIAB dice conteremo chi la usa e poi vediamo. E poi intanto Italia gioca da questa sera a parte questa manifestazione allo stadio del mare di Pescara. In barca a vela da 25 anni il circolo La Scuffia di Pescara fa festa, il gruppo che da sempre punta sui corsi per ragazzi, ne ha visti passare circa 3.000 dalla sede dello stabilimento Hawaii a quella del Marina, a 200 soci che arrivano da tutto l'Abruzzo. E poi il presidente da 100.000 miglie, Bovani, il mal di mare, è quel giorno da dimenticare. Siamo a Montesilvano, restiamo in argomento: parliamo sempre di mare e di servizi per i bagnanti. In questo caso dell'estate sicura in spiaggia a Montesilvano, grazie ai cani da salvataggio, perché il comune montesilvanese firma una convenzione con la scuola italiana che addestra i quattro zampe. Labadron, Labrador, scusate, Golden, Reitwer e Terranova pattuglieranno la costa fino a settembre, dunque durante tutto il periodo estivo. Cambiamo argomento, rimborso spese trasporto disabili, è stato aperto il bando dal comune di Montesilvano e poi la lotta al degrado in città, bivacco con coltello, denunciato, controlli in Pineta della Polizia Locale in via Ariosto, segnalato un accampamento. A città Sant'Angelo le visite guidate aumentate del 70%, boom di turisti nella cittadina. Angolana, dopo il riconoscimento di paese più vivibile del mondo, il borgo ospita turisti americani e pullman provenienti da tutta Italia. Vediamo anche nella parte bassa della pagina eh, nuova centrale elettrica e nuovo pastificio a Pianella in Contrada eh, Fontanoli. Vediamo poi in basso, ci spostiamo, anzi torniamo a Montesilvano, corso Strasburgo, dal 6 luglio torna l'isola dei Bambini, invece a Spoltore, oggi in consiglio comunale, approda il nuovo piano regolatore generale. Partecipazione popolare: scontro a Francavilla, esposto al prefetto del consigliere Sarchese dei 5 Stelle, comune in ritardo del sindaco Luciani. Il testo è allo studio, dice e sarà portato in commissione. San Giovanni Teatino, FB Servizi, il sindaco Luciano Marinucci dice io non mi dimetto. E poi più in basso ancora San Giovanni Teatino, San Gio es Estate, Sport e Tradizione, presentato il cartellone delle novità. Tornando invece nella parte bassa della pagina a Francavilla al mare, mensa scolastica, iscrizioni aperte, le adesioni alla società risco, il servizio avrà inizio il 10 settembre. Siamo alla pagina che riguarda l'area la, um, Vestina e la Val Pescara. In alto contro centro nucleare Zingaretti e D'Alfonso ritira il ricorso Frascati preferita a Manopello lo chiede il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti al collega Presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso. E poi Ospedale di Popoli, LASL, presto nuovi infermieri, la direzione dell'azienda sanitaria Pescarese respinge le accuse del Narsind con l'attivazione delle unità semplici, il Presidio ha il massimo di autonomia. Da Popoli ci spostiamo a Penne nell'area vestina, stop antenne nel centro storico, il piano illustrato ai cittadini in basso. Siamo ad Alanno, a verdi, gestione col Baratto e poi invece a Catignano, luci d'estate, accende proprio l'estate nel piccolo centro, in provincia di Pescara. Siamo a Chieti, l'inchiesta sullo schianto nel tunnel: l'autista ubriaco non sarà arrestato. L'incidente in cui è morto chef Luciani. Il jeep boccia la richiesta del PM, non può inquinare le prove, resta libero. Attore Vecchia Teatina, ragazza, muore a 22 anni, il paese è distrutto dal dolore. In basso rubano gasolio, patteggiano e tornano liberi, pena di due anni per tre romeni, sorpresi dai carabinieri, mentre ripulivano una rimessa agricola. Andiamo a vedere la prossima pagina, siamo a Vasto. Ennesima tragedia sulle nostre strade è morta l'operaia trafitta dal Guardrail. Cinzia Verna, 40 anni, stava andando al lavoro alla Sevele, stratta viva e deceduta. In ospedale lascia due figli. Allora noi su questo terribile incidente accaduto a vasto. Andiamo a vedere il primo servizio di oggi curato da Alfredo Primante. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto con il guardrail che ha tagliato in due l'abitacolo della Fiat Panda che guidava per andare al lavoro. Dopo ore di lotta contro la morte, non ce l'ha fatta ed è ispirata all'ospedale di Chieti Cinzia Verna, quarantenne Vastese, impiegata alla Sevel di Atessa. L'incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri sulla statale 16 in località Pagliarelli a Vasto. Un'automobile semidistrutta, trafitta trasversalmente da una barra d'acciaio. Questa è la scena agghiacciante che si sono trovati di fronte i soccorritori al loro arrivo nella zona nord di Vasto. Al momento dell'estrazione dalle lamiere contorte dell'abitacolo la donna era ancora cosciente. Immediato il trasporto d'urgenza in ospedale ma le condizioni si sono aggravate irrimediabilmente. A soccorrerla erano stati anche diversi automobilisti e residenti che avevano sorretto il pezzo di guardrail che si era conficcato nell'abitacolo della Panda aiutando così il lavoro dei vigili del fuoco. Cinzia Verna faceva parte del direttivo provinciale della FIM Cisle lascia due bambini piccoli. Madre adorabile, lavoratrice instancabile, il cordoglio dei colleghi della Fabbica. Noi restiamo a Vasto invece per un'inchiesta tangenti per seppellire i morti, tre arresti, chiedevano da 150 a 700 euro ai domiciliari custode, necroforo e operaio del cimitero. Allora anche in questo caso possiamo andare a vedere il servizio su questa inchiesta della Procura di Vasto. Ci sono fatti nella vita che lasciano un po' il segno, soprattutto... Eh, come in un caso del genere in cui la pietà eh, dei defunti deve cedere il passo eh, al vile denaro. Per il caro istinto le tariffe, per così dire parallele andavano dai 100 ai 700 euro a seconda se si richiedesse la manutenzione o la tumulazione. Nel cimitero di Vasto non vigevano le regole dello Stato, ma quelle di una amministrazione parallela. Almeno è questa la convinzione degli investigatori e della Procura di Vasto che hanno arrestato tre dipendenti del comune Vastese e indagato altre 14 persone nell'operazione denominata eterno riposo. L'accusa è di induzione a dare e o... Promettere utilità in concorso oltre a vilipendio di cadavere. Su disposizione del GIP del Tribunale di Vasto sono scattati gli arresti domiciliari per Franco D'Ambrosio, 60 anni, Antonio Recinelli, 65 anni e Lusito Lategano, 45 anni, rispettivamente con funzioni di custode, necroforo e operaio. I tre, incaricati di pubblico servizio presso il cimitero di Vasto, hanno spiegato il commissario Capo di Vasto Fabio Capaldo e il vice commissario Rosetta Di Santo assieme al procuratore della Repubblica Gian Piero Di Florio, avevano posto in essere una vera e propria attività illecita in grado di fruttare loro denaro contante. L'attività riguardava soprattutto le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumazione dei feretri, per eseguire le quali i tre inducevano gli utenti a pagare loro le somme di denaro anziché rivolgersi a un'altra al servizio patrimonio e del demanio del Comune per il versamento delle tariffe, così come previste dal regolamento. Il tutto per lo più nell'ufficio ubicato all'interno del cimitero, dove i tre ricevevano gli utenti colpiti da lutti, i quali, pur di sistemare i propri defunti, accettavano di pagare in contanti le prestazioni richieste ai dipendenti comunali. Secondo la ricostruzione della Polizia, i tre, pur di lucrare denaro, acquisivano la disponibilità dei loculi attraverso attività cimiteriali irregolari, quali ad esempio ridurre in urne cinerarie i resti cadaverici anche quando lo stato degenerativo non lo consentiva oppure tumulare più cassette nello stesso loculo a volte anche all'insaputa degli utenti l'attività di indagine ha portato ad acquisire ulteriori riscontri attraverso intercettazioni telefoniche ambientali e video si è riuscita ad avere qualche notizia circa le operazioni illecite operazioni e notizie sulle quali lavorare che poi hanno portato appunto a questa attività di indagine che ha permesso di neutralizzare la pericolosità sociale dei tre arrestati, i quali nonostante nell'ultimo nell mese fossero a conoscenza dell'attività dell di indagine nei loro confronti, hanno reiterato le loro condotte e questo appunto la dice sulla pericolosità sociale degli stessi. Restiamo sulle pagine del centro. Da Vasto ci spostiamo ad Ortona, via i parcheggi a pagamento per il mare. Dal prossimo fine settimana entrano in vigore le strisce blu: si pagano 50 centesimi a ora o 5 euro al giorno. E poi Porto di Ortona: anche Febbo dice no alla nomina di Del Vecchio. E poi San Vito Chietino: strada invasa dai camion, non deve più accadere, lo dice il sindaco del piccolo centro. In provincia di Chieti in basso a Torlo Baccanali, festa con il vino a Fossacesia, invece una partita con i migranti. Siamo a Teramo, Coppa Interamia in affanno. Trovati in extremis Campielletti il patron della manifestazione Montauti, ma così finisce tutto. La provincia e il Comune destinano al torneo alcuni spazi del Di Poppa, del Forti e della San Giorgio. Il patrono il sindaco ha annunciato tutt'altra programmazione. È Necessaria o l'evento morirà. Stasera, la sfilata. Predisposte misure di sicurezza, ovviamente con la presenza di tante persone. Cronaca: Canzano muore a 31 anni, schiacciato dal trattore. Infortunio agricolo. La vittima è un bracciante indiano che lavorava per un'azienda del posto. Andiamo a vedere più a centro pagina. Lavori in superstrade e proteste. L'ANAS non segnala né comunica la chiusura delle due uscite di San Nicolò. E poi Baccanale, assolti gli ex soci, gli imprenditori Paterna e Deremigis erano finiti a processo per bancarotta. E poi Teramo, Case Popolari, il SICET chiede una modifica della legge per quanto riguarda l'assegnazione degli. Alloggi, Mercatone 1, sono 20 posti a rischio, siamo a Cerne di Pineto, la nuova proprietà vuole tagliare un terzo della forza lavoro. I dipendenti pronti a manifestazioni di protesta, la cronaca ci porta invece ad Atri, vede l'ex moglie con un amico e li picchia, l'uomo denunciato per lesioni. Fuoriuso l'ascensore per disabili, Pineto proteste a Santa Maria Valle, il vice sindaco promette lo sistemeremo presto. Siamo all'Aquila, operazione della Polizia Municipale, bloccato camion di rifiuti abusivi, è partito da Roma. È diretto proprio all'Aquila. Vediamo a centro pagina: furto della reliquia, scagionato Don Pintoni, Il giudice assolve il rettore delle Anime Sante, il PM, ha chiesto 10 mesi di reclusione. In basso nuovo bando per progetto Case e Map, riparte l'assegnazione con nuovi criteri, 80 alloggi disponibili, c'è anche il bonus reddito. Padre scagionato, esclusa la violenza sul figlio minorenne Sulmona, ma l'uomo resta indagato con l'ex convivente per aver fatto vedere materiale pornografico al piccolo. E poi Avezzano, via 5 Primari, ospedale nel caos. E poi torniamo a Sulmona. Postino in pensione trovato morto a dare l'allarme a un suo amico, non ha lasciato biglietti di addio. Gioia dei Marsi, ecco il primo cimitero islamico sepolto neonato, l'area messa a disposizione dal sindaco. Siamo arrivati alle pagine dello Sport, ma dobbiamo attendere perché ora ci fermiamo per qualche attimo, poi torneremo in studio e prima di parlare di Sport andremo a vedere ovviamente le pagine interne dell'inserto Abruzzo, del Messaggero e del Quotidiano, la città. Di nuovo in studio, seconda parte di mattino 6, siamo all'inserto Abruzzo del Messaggero, itinerari d'estate, la Cortina del Sud si lancia anche nell'altra stagione, Roccaraso immortalata dai registi più grandi in film e spot pubblicitari, fino ai primi giorni di settembre previsti oltre 35 eventi di grande rilievo. In basso la cronaca giudiziaria D'Alfonso, archiviata l'inchiesta sul fondaco di penne per la procura. Non ci sono elementi per sostenere l'accusa in giudizio. Il governatore si interessò alla vendita. Siamo la cronaca di Pescara, Riviera Trappola, si corre ai ripari. Squadre di tecnici al lavoro nella notte per completare la segnaletica del percorso per le bici alla nave di Cascella. Vediamo più in basso Viale Muzzi, ciclabile aperta in sordina. E poi in basso Moda e TV il successo dei gemelli Pescaresi e poi Non luoghi e, e paesaggio scatti in mostra a, a Metafisica Lio. Verso il processo, la maestra Manesca ha chiesto il rinvio a giudizio dopo l'arresto di ottobre per maltrattamenti e lesioni, andiamo a centro pagina, anzi nella parte bassa della pagina, politica, tanta voglia di balena bianca, debutta, democratici e cristiani per l'Abruzzo e poi edicolante e militante, una targa per ricordare Benito Merenda a Pescara. Il Tour de Negramaro apre l'estate pescarese. La band presenta il nuovo album Amore che torni dalle 21 all'Adriatico giovedì. Unico maxi tavolata a Pescara Vecchia, nella zona del centro storico. Torna la serata gourmet con balli scatenati proprio nel cuore, nella parte vecchia di Pescara. Il 19 luglio il Concistoro con eh, Papa. Francesco per la canonizzazione del beato Nunzio e poi sclerosi multipla, centro diurno nel ricordo di Serena, cacciatore, tolleranza zero, in questo caso ci spostiamo a Montesilvano, denunciato ed espulso, senegalese, ma resta libero e sempre a Montesilvano, cani da salvataggio in azione sulle spiagge, nei weekend. ...lasciamo anche la pagina dell'area metropolitana di Pescara... ...siamo invece alla pagina dell'Aquila del Messaggero... ...scuole incoraggianti, primi dati sulle verifiche di vulnerabilità... ...e poi adesioni alla Lega tra Rapino e Deramo, volano gli stracci... ...e poi la rivolta, pulizie negli istituti, la CGL è pronta all'esposto... ...in basso nessun furto assolto, Don Pinton... E poi il Blitz, gestore di un bar aggredito... Richiedente asilo, arrestato. La pagina che riguarda ancora l'Aquila, seconda pagina eh, che riguarda il capoluogo di regione: Nuove fontane a Piazza Duomo, perché no? Fino all'Ottocento c'erano due strutture a cisterna e non i due vasconi, opera del eh, Dantino, autore anche della fontana luminosa. Sarebbe stato intelligente bandire un concorso internazionale per il ripristino di quell'antico modello modernamente rivisitato. Questo è il tema del dibattito che si sta tenendo proprio sull'eventuale sistemazione di nuove fontane a piazza Duomo all'Aquila. Tesori a rischio, chiesa di San Demetrio sommersa dal Guano. E poi in basso progetto Case alla GSA la lettura dei contatori, poi maxi truffa, agli anziani confiscati un milione e mezzo di euro, chiusura dei porti ai migranti in mare, l'aquila fatti sentire. Ora tocca. A te. Siamo alla pagina eh, della Marsica e dell'area dell Peligna, lo spettro della droga dietro alle morti, le indagini dei carabinieri, siamo a Carsoli e la siringa accanto al cadavere dell'idraulico hanno subito fatto ipotizzare l'overdose. Si tratta per ora soltanto di un indizio, ma non si esclude che anche gli altri due decessi strani possano essere simili. Avezzano, caso Capogna contestabile già fuori, è sempre ad Avezzano la uh, tragedia di Rigopiano al festival Controsenso con la partecipazione di Adriana e Gian Pietro Parete, ehm, Gian Pietro Parete con la famiglia Scampati alla eh, tragedia della valanga di Rigopiano. Ci spostiamo nella parte centrale della pagina sul Mona, Morosi Luce e Gas, primo distacco forzoso della Saca, Pescasseroli, Depuratore Finamore vince su tutta la linea. e poi... Andiamo nella parte bassa della pagina. L'ospedale cambia volto e va in pensione. Siamo alla pagina di Chieti del quotidiano Il Messaggero. Stadio del Nuoto, quattro indagati per frode verso il comune. Sotto inchiesta è finito anche Pudul, presidente della Teate Splashing. La procura ha chiesto l'archiviazione ma il giudice per il momento dice no. Nuovi corsi, Ateneo arriva, Economia e Business Analytics. Andiamo poi più in basso a centro pagina. In questo caso vedete la fotonotizia perché ehm, la giornata di ieri è stata la giornata del saluto. Il questore di Chieti Raffaele Palumbo va in pensione. Ieri è cerimonia per salutare eh, la città, per salutare i colleghi e i collaboratori che hanno lavorato eh, con lui per eh, 18 mesi. Possiamo andare a vedere a questo proposito il servizio che abbiamo realizzato proprio nel corso di questa cerimonia. Thank <laughs> you. Lascia la Questura di Chieti a poco più di un anno e mezzo dal suo insediamento. Il questore Raffaele Palumbo è stato infatti collocato in pensione. Questa mattina nel corso di una cerimonia che si è tenuta in Prefettura Chieti, dopo aver salutato i suoi collaboratori, uomini e donne della Polizia di Stato, funzionari e dipendenti civili, Palumbo ha fatto un bilancio dei suoi 18 mesi in città, sottolineando la grande collaborazione portata avanti fra tutte le forze dell'ordine per garantire la sicurezza in città in provincia, al fianco dei tanti colleghi che hanno lavorato gomito a gomito con il questore, presente anche il prefetto di Chieti Antonio Corona, che ha voluto portare il suo personale saluto, ricordando il proficuo lavoro svolto in tutta la provincia. A nome infine del personale della Polizia di Stato ha parlato il vicequestore vicario Gidio Labrofrancia che ha ricordato tra i vari obiettivi raggiunti anche la collocazione dell'ufficio immigrazione in una nuova e più adeguata sede. Proprio Labrofrancia dirigerà la questura teatina fino alla nomina del nuovo questore. Presenti alla cerimonia dei ragazzi dell'ANFAS che hanno consegnato al questore Palumbo un mazzo di fiori. Abbiamo visto anche questo servizio, il saluto del questore di Chieti Raffaele Palumbo alla eh, città. Eh, noi restiamo a Chieti per una notizia che riguarda un grave incidente stradale, travolto mentre attraversa la colonnetta, grave giovane, il 24enne è stato ricoverato all'ospedale di eh, Pescara. Andiamo avanti, il pizzo sui morti in treni i guai a Vasto, abbiamo visto prima il servizio e poi truffa Limps, due anziane di 86 anni condannate a 9 mesi. Finisce contro il e muore operaia della Sevel, accaduto a Vasto, abbiamo visto anche in questo caso prima il servizio di Alfredo Primante su questa eh, drammatica notizia. Lanciano giovedì del gusto con la donna in rosso si cena sotto le stelle nel centro storico, il noto film sarà il filo conduttore infine da Lanciano ci spostiamo ad Ortona, strisce blu ai lidi, si parte nel weekend. Siamo alla pagina di Teramo, Coppa, via al piano sicurezza, niente vetro ed alcol per la manifestazione, la cerimonia inaugurale della Coppa in Teramnia. Mio figlio undicenne attende da due anni la ri riabilitazione, questa la richiesta di aiuto di una madre. E poi botte da orbi ad Atri, trova la moglie a casa con l'amante, li manda all'ospedale. L'uomo è stato denunciato. Siamo a Giulianova, casa sott'acqua. Comune paga 165.000 euro chiesto in giudizio il risarcimento all'amministrazione ma l'assicurazione dell'ente ora non intende saldare. E poi ancora Giulia Nova. L'annunziata protesta, rifiuti gettati alla sala dei saggi. E poi lotta al commercio abusivo in città, i vigili setacciano, stazione, bus ed hotel. Ci spostiamo a Canzano, vedete in basso. Si ribalta il trattore, muore a 31 anni. L'incidente eh, sul lavoro eh, proprio nel piccolo centro in provincia di Teramo. L'operaio indiano operava da tempo per un'azienda agricola. Corropoli si toglie la vita in casa, i vicini scoprono il corpo. E poi Val Vibrata, task force di, di vigilanti scusate, per le spiagge. Sicure. Siamo arrivati anche in questo caso allo sport. Dobbiamo andare a vedere però le pagine interne del quotidiano La Città. Lo facciamo partendo dalla cronaca regionale: tangenti per seppellire i morti, tre arresti a Vasto. E poi Chieti a processo in 24 per truffa ai commercianti ed esportazione di auto. In basso, sciopero dello straordinario La Sevel. La Fiom proclama l'astensione dal lavoro per sabato e domenica. Università l'Università di Teramo medaglia di legno tra i piccoli atenei, Teramo scende al quarto posto in Italia, ma resta sempre al top nella classifica del Censis, la classifica annuale redatta proprio dal Censis per quanto riguarda le università, gli atenei italiani. Baccanale. Amministratori assolti dalla bancarotta, il Gup veneziano ha prosciolto gli imprenditori Paterna e Deremigis per il fallimento della società in basso il decreto legge dignità sarà negativo per le imprese, Confindustria Teramo boccia senza appello il decreto del governo. L'ex assessore Canzio, epurato dalla Lega, il secondo degli eletti non è più coordinatore comunale, Bella Chioma, Fioretti e Longo ristrutturano il partito. Vediamo un'altra notizia, la um, sfilata di eh, Teramo per quanto riguarda la Coppa Interamnia. Stasera ci sarà la sfilata per i soli braccialetti, eh, braccialettati anzi, in questo caso bisognerà essere muniti proprio di un particolare braccialetto per eh, approdare in piazza. Ancora numero chiuso per le misure antiterrorismo, divieto assoluto anche per bicchieri e bottiglie in vetro. Andiamo a vedere un'altra pagina. Del quotidiano La Città, l'istituto zooprofilattico La sicurezza degli umani viene dopo. Il sindacato FSI denuncia un paradosso: l'acquisto di un macchinario per controllare il benessere animale. Proseguiamo con un'altra pagina. Interi quartieri al buio da giorni, siamo sempre a Teramo. I cittadini segnalano i disagi all'URP dal comune, ma nessuno interviene. E poi il SICET dice incostituzionale una nuova legge sulle case popolari. Proseguiamo la pagina della provincia, siamo a Colledara, allarme bomba paralizza un intero paese. E poi in basso piccoli esploratori alla scoperta del Parco Nazionale, si è concluso il progetto della scuola dell'infanzia di Isola del Gran Sasso e di Colledara. Un altro morto nelle campagne terramane è accaduto a Canzano eh, indiano di 31 anni schiacciato dal trattore. E poi ci spostiamo nella parte centrale della pagina a Montorio Alvomano, ufficio ricostruzione. Facciolini si è accontentato dello sportello. Andrea Guizzetti risponde al primo cittadino sulla chiusura dell'UTR. Una decisione che porterà solo disagi. Siamo alla pagina della Val Vibrata: quadri elettrici manomessi dietro il blackout sul lungomare a Martinsicuro. E poi in Val Vibrata, piccioni in poll per la città-territorio. Entro la fine del mese l'assemblea per rinnovare la presidenza dell'Unione dei Comuni della Vibrata. E poi la maratona. Delle moto d'epoca Fatap a Tortoreto, gli amministratori comunali accoglieranno la carovana il prossimo 12 luglio. Carovana che ehm, vedrà eh, proprio le moto d'epoca sfilare da Milano a Taranto. Mega risarcimento per le infiltrazioni, ci spostiamo a Giulianova. La proprietà di un palazzo chiede al comune 165 mila euro. E poi Confcommercio, soddisfatta per la sentenza che dà ragione all'Arlecchino. E poi, maxi multe da 7.000 mila euro per chi acquista da IVCumprà. L'amministrazione rafforza i controlli in spiaggia, sempre a Giulianova. E in basso, Arboretti torna sul caso amianto di via Mattarella, nonostante le rassicurazioni e i valori molto al di sotto dei limiti di legge. Siamo alla pagina che riguarda Roseto: polemiche. A Roseto per la strada chiusa dal sindaco per una serenata d'amore. E poi ancora a Roseto spiagge libere, sorvegliate e pulite in cambio di campetti e aree giochi. Ci spostiamo a Pineto, sulla zona del Cerrano, spiaggiato. Il WWF chiede azioni condivise da parte di tutti gli enti. Turismo, siamo... In questo caso a Silvi, tante presenze e tanti problemi nell'estate di Silvi, il neosindaco di Silvi, Andrea Scordella, deciso a mettere subito mano al caos traffico e alla pulizia dei marciapiedi. Da Silvi ad Atri, viaggio in riserva alla scoperta del fenomeno dei calanchi di Atri. In basso. Torniamo a Pineto per questa interessante iniziativa, un annullo filatelico dedicato a Pineto e alla Torre del Cerrano. Si tratta di un francobollo turistico che rientra nella storica serie dedicata alle località più belle della penisola. Siamo arrivati alla pagina della cultura, Fabio Mauri, protagonista a Castelbasso, Palazzo De Santis, la mostra dell'artista, concerti di cameriere, Rea e Civello, tra gli ospiti Pierluigi Battista e Paolo siamo arrivati dunque allo sport, possiamo ripartire dal centro. Il pallone secondo Eusebio. Eusebio Di Francesco, il tecnico della Roma, in questa intervista al centro, parla di calcio del suo presente in Casa Giallorossa, ma anche del suo passato, eh, delle sue origini, che sono pescaresi. Eusebio Di Francesco è stato anche tecnico del Pescara, con cui ha vinto un campionato di Serie C. Ronaldo alla Juve si lavora sotto traccia per quella che sarebbe, sarebbe l'affare eh, del secolo. E poi Milan, vicinissimo a Zaza, Parma prende Bruno Alves. Il Pescara fumata grigia con il Genoa scamacca, però più vicino slitta l'accordo per Asenzio che andrà in ritiro con i liguri, il Delfino incontra il Sassuolo per l'attaccante dell'Under 19 e calcio pescarese in lutto, addio ad Armando Rosati, il fratello dell'indimenticato Tom Rosati e di Franco Rosati. Vediamo a centro pagina il futuro del eh, primavera del Pescara con l'ex tecnico ehm, eh, Epifani che è diventato l'allenatore del Fano. e Per guidare eh, i bevi biancazzurri spunta la uh, candidatura uh, di ehm, Pierluigi Iervese, lo scorso anno allenatore del Francavilla. C'è però anche la soluzione cammarata, la scelta entro. La giornata di lunedì prossimo. Ancora Pescara, Sebastiani e Annascoli oggi nuovo scontro in tribunale al Tribunale delle Imprese dell'Aquila alle 12. Dal pescare, dunque, dalla serie B, passiamo alla serie C al teramo. Ecco Piccioni, sono in un club ambizioso. Il diavolo presenta il primo acquisto. Il nostro obiettivo, ha detto l'ex attaccante del Sant'Arcangelo, è riportare entusiasmo tra i Tifosi, vediamo la prossima pagina di sport e di calcio, partiamo dalla parte alta, la Vastese ufficializza ad Alessandro ed aspetta Esposito, sempre più ambiziosa la formazione del presidente Bolami. E a Pineto d'Orsogna arrivano i primi colpi, in questo caso parliamo però di volley, eh, serie B, Pasquali un nuovo allenatore della Blue Italy che riprende Dimeo Meo, ad Altino via Calista, Ferro e Boriassi la Virtus ingaggia, Barbaro. Mileno e Corallo. E poi il Beach Volley, la meglio gioventù a Giulianova ed Alba Adriatica con le tappe degli assoluti, under 19 e under 21. Vediamo anche in basso oh, due titoli, il primo che riguarda il Beach Soccer oggi la Vastese in campo per la Coppa Italia, poi l'Atletica, nel fine settimana si assegneranno i titoli regionali con la manifestazione di Sulmona. Andiamo a vedere anche... La um, pagina che riguarda lo sport, dal messaggero, un monachello per il pescare. Il DS Luca Leone proverà a fare l'accoppiata con il ritorno di Capone in sordina all'82esimo compleanno del Delfino tra le proteste dei tifosi. E prima uscita probabile ancora da confermare il 29 luglio a Castel di Sangro con la Salernitana e poi il basket, il basket Sharks, il Senior e Rodriguez, dunque nuovo rinforzo per la formazione. Formazione rosetana. E intanto la Roma blinda i due conti. L'aquila più complesso: l'arrivo sia di Bruno che del figlio Andrea in panchina. Salgono le quotazioni di palazzi a Teramo e in Serie C si presenta Piccioni. Che feeling con la città. E poi come ogni giovedì la mezza pagina che il messaggero Abruzzo dedica alla Wisp, mai fermarsi, archiviate le prime due settimane di prelazione, adesso spazio alle adesioni libere, si confida di chiudere il quadro per fine luglio, in questo caso stiamo parlando delle iscrizioni. Alle, al prossimo campionato, ai prossimi tornei del Calcio Wisp Provinciale di eh, Pescara, iscrizioni per i campionati 2018-2019 che sono già partite. Prima di eh, passare allo sport. Anzi andiamo a vedere prima la pagina di sport del eh, quotidiano La Città, eccola qui, eh, si parla del Teramo, ovviamente la punta Piccioni, primo acquisto dei Biancorossi, ufficiale l'ingaggio dell'ex Sant'Arcangelo, fondamentale il feeling con il eh, presidente eh, Campitelli e poi un, in basso un enorme successo per il Salinello Sport Camp, oltre 170 ragazzi provenienti da diverse regioni italiane per una settimana di sport. Noi lasciamo per un attimo lo sport e poi chiuderemo con eh, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali, ma dobbiamo andare a vedere una pagina davvero interessante che riguarda Teramo che ehm, è oggi sul Corriere della Sera il più importante quotidiano ehm, italiano, la vedete, eh, una pagina eh, curata da nostro collega Nicola Catenaro la città diventa un film vedete una pagina intera sul Corriere della Sera di oggi dedicata alla città di Teramo. Un ricordo per ogni via. Teramo si commuove con queste interviste. Vedete le dichiarazioni, l'intervista al pensionato Arnaldo, all'ex docente universitaria Maria Gabriella e poi più in basso la centenaria Maria, il commerciante Mario. Tutto questo nella pagina che il Corriere della Sera con il nostro collega Nicola Catenaro dedica alla città. Di Teramo, davvero un'iniziativa interessante e una grande vetrina, ovviamente, per Teramo. Eh, grazie al Corriere della Sera. E siamo in chiusura, come vi dicevo, con le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali. Partiamo dalla gazzetta dello sport, Zaza per il Milan, la punta del Valencia è vicina ai rossoneri. Arriva in prestito via. Kalinic, carambola Ronaldo, Mendes da Perez, la Juva aspetta Cristiano Ronaldo, Neymar al Real, sponda decisiva. E poi c'è un'intervista all'ex CT della Nazionale Italiana Marcello Lippi che parla proprio di questi mondiali che sono orfani dell'Italia. Italia, potevi fare bella figura. Vediamo il Corriere dello Sport, preallarme Conte, Sarri si libera oggi, si parla del possibile approdo dell'ex tecnico del Napoli al Chelsea e poi Ronaldo, ora o mai più, ieri il titolo Juve ha chiuso in borsa con un ehm, più 7,27%, davvero una quotazione record per il titolo della Juventus, e noi chiudiamo con tutto Sport che ovviamente dedica il titolo principale all'operazione Cristiano Ronaldo, Juve. Boom, tifosi scatenati, titolo in borsa più 7,27%. Sogno di sfidare Ronaldo nel derby, si presenta Izzo, in questo caso si parla di derby perché Izzo è il neo giocatore del Torino. E in basso vedete Milan, le cessioni per comprare Zaza. E intanto il presidente lì deve versare i 32 milioni entro domani, altrimenti il club passerà. A Eliot, siamo giunti così al termine dell'appuntamento di oggi, di giovedì 5 luglio, con Mattino 6. Io ringrazio Claudio di Giacomo in regia, ringrazio voi per averci seguito. Vi ricordo alle 14 la prima edizione del nostro telegiornale, Mattino 6 tornerà invece domani puntuale alle 8. Buona giornata.